Ciao amica, benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, produco borse per altri e da un bel po' di anni racconto tutto quello che c'è dietro la produzione di una borsa, dietro al mercato delle borse originali, contando la contraffazione, raccontando attraverso i brand delle alternative ai tuoi acquisti. E quindi cerco di divulgare un po' di, come dire, informazioni su tutto quello che non sai, e ho scoperto che ci sono tante cose che non sai, o tante cose che ho scoperto anch'io di non sapere, ma è questo il bello della vita, dover sempre imparare e mettersi in discussione. Ho immaginato così nel tempo, perché mi fate in tante domande, di creare una sorta di rubrica dove rispondo alle tue domande, e quindi questo può essere un primo video dedicato proprio alle tue domande. Ovviamente ci sono delle domande che mi fate di frequente, però quando sono argomenti che da uno se ne intrecciano diversi, magari spiegandolo in un video riesco ad essere anche molto più esplicativa ed utile a più persone, a stimolare altre domande, così che approfondiamo il tema e soprattutto condividiamo queste informazioni. Importante: iscriviti al canale, condividi, aiutami ad aumentare l'impatto di quello che faccio, perché sai che questi video e tutti quelli che faccio anche sulle borse, insomma sulle recensioni di borse, sono tutti non sponsorizzati, pago con i miei soldini tutto quanto, investo su questo progetto e sono convinta che insomma piano piano darà i suoi frutti. Ma parliamo di questo e poi ti racconto qual è la domanda che mi è stata posta, comunque la questione, dopo la sigla. Borse originali è il mio motto, ma è anche un modo proprio di concepire la pelletteria. Da qui qualche giorno fa mi arriva un messaggio che vado a leggerti, così insomma cominciamo a esplorare questa cosa. Daria mi scrive: ciao Ornella, ti do del tu perché mi sembra una persona alla mano sempre. Da poco ti ho scoperto ed ho cominciato a seguirti. Condivido in pieno il tuo pensiero sulla merce contraffatta. Infatti non ho mai acquistato nulla dal mercato parallelo, proprio per una questione di onestà intellettuale. Non vorrei mai alimentare il mercato nero. Però proprio ieri facevo una considerazione: il rapporto fra marchio e qualità. A lui ho acquistato una borsa, non cito il brand, ma soltanto perché magari se lo vuole fare lei, insomma è un brand comunque conosciuto, di cui ho fatto una recensione, l'ha pagato 250 euro. Bene, l'altra settimana, dopo nemmeno un mese, ho fatto un reso poiché si erano evidenziati degli scollamenti. Il reso è stato semplice perché acquistata su Amazon. In passato ho acquistato anche altre borse di altri marchi, un portafoglio, spendendo non poco, e non mi sono durate nemmeno una stagione, per non parlare poi di un'altra borsa di un altro brand ricevuta in regalo. Insomma, queste borse hanno fatto una fine che mai mi sarei aspettata. Pessima riuscita, pessima qualità e pessimo servizio clienti. Avevo perso lo scontrino e non gli hanno cambiato in pratica la borsa. Sinceramente la cosa mi ha un po' indisposta, e per la prima volta in vita mia mi sono chiesta: ma la borsa taroccata ha la stessa durata di una originale? No, perché il paradosso sarebbe sapere che con tutto ciò che si spende per borse originali, quelle taroccate siano qualitativamente migliori. Adesso sono senza borsa, ne ho una di plasticona acquistata, l'ho pagata 10 euro, non mi entusiasma il modello, ma e dovrebbe spendere questi 250 euro. Ti do dei consigli, secondo me, di brand italiano che potresti comprare a parità di prezzo, se non comprartene un paio con questi soldi. In un'altra borsa francamente sono in difficoltà, non vorrei prenderne una e poi pentirmene subito. Comunque grazie delle bellissime recensioni, tu cosa ne pensi? Poi mi ha allegato delle foto. Allora voglio dividere vari spezzoni. I brand che le ha citato sono quasi tutti prodotti in Cina. Non sempre il made in Cina è un sottoprodotto qualitativo, però è normale che un brand, se è molto conosciuto e costa 250 euro, ci siamo detti tante volte che mediamente il prodotto finito che vende è fonte, come dire, 250 euro è il risultato di un moltiplicatore. Per farla breve, una borsa costa 20 euro, a seconda del brand, di quanto è importante, di quanto vende direttamente, il brand può moltiplicare per 2, e quindi il brand costerà 40 euro,
può moltiplicare per 6 e quindi costerà 120 euro e così insomma a salire. Questo moltiplicatore è l'indice commerciale che individua il mercato a cui uno vuole vendere, quindi a 250 euro sto vendendo a quelle persone che possono spendere a 250 euro e vogliono una borsa che non è griffata, però che è una borsa che possono magari utilizzare in vari outfit, è un brand semi conosciuto, eccetera eccetera. Il fatto che sia prodotta in Cina permette di applicare moltiplicatori, perché ovviamente le materie prime e soprattutto la manodopera costano di meno. Non necessariamente un prodotto in Italia dura di più, ma ci sono buone probabilità che è un prodotto made in Italy e magari tecnicamente migliore. Non sempre, abbiamo visto con brand che ci sono sul canale e sul blog, trovi tantissime recensioni negative, ad esempio di Alviero Rodriguez. Mi hanno raccontato di risultati del prodotto e qui in quel senso viene dichiarato un made in Italy, quindi in linea generale il fatto che viene prodotto all'estero è un punto negativo dal punto di vista della qualità. Non sempre, perché ad esempio nel caso di Piquadro si va a confutare questa cosa, perché Piquadro fa comunque dei prodotti che resistono nel tempo. Diciamo che in linea generale quello è un primo tassello. Ora, chiusa questa cosa, c'è un dettaglio da sottolineare. Lei cita Amazon. Amazon ti dà la possibilità, vedi, di cambiare i prodotti e ovviamente gioca una partita impari con gli e-commerce o comunque con i brand anche strutturati di fast fashion che mi hai citato tu nel messaggio. Perché ovviamente se Amazon ha una tracciabilità, tu compri online, loro non hanno bisogno ad esempio dello scontrino perché hanno una rintracciabilità di tutto il processo, rispetto a anche grandi marchi di fast fashion che tutti questi procedimenti non lo fanno. Quindi il fatto di comprare su Amazon è sempre di più fomentato pure al fatto di avere la garanzia, vedi, che tu in ogni momento puoi farti rimborsare i soldi, farti fare un buono e cedere il prodotto. È ovvio che Amazon per una fascia bassa di prezzo medio alta, diciamo che comunque 250 euro non sono pochissimi, rappresenta comunque un lusso che molti brand che vendono comunque fast fashion o comunque sono mezze firme non si possono permettere o non vogliono fare, perché sarebbe un costo aggiuntivo che dovrebbero applicare al prodotto e quindi a scapito di perdere un cliente loro ammortizzano, perché quante casistiche può succedere? Allora loro mettono in conto che è successo a te, magari altri 10 no, e quindi fanno, diciamo, budget che seppure perdono te ce ne hanno altri 10. Un po' assurda come cosa, ma è una logica anche commerciale questa. C'è poi l'altra questione, tu mi poni la questione di dire ma un prodotto contraffatto non è che più valido di un originale? Allora c'è una, diciamo, un doppio binario. Non bisogna pensare al prodotto originale contraffatto solo come qualità. Se tu pensi solo come qualità del prodotto, ovviamente se un prodotto, per dire, è prodotto all'estero e invece il pezzotto lo fanno in Italia, ti dico che il 99%, come è successo tanti anni fa con le scarpe, sono meglio quelle fatte in Italia che quelle là fatte all'estero. Il problema qual è? È il concetto che c'è dietro al contraffatto che non va bene. Cioè non può passare il concetto che eventualmente il prodotto è un po' meglio di quello originale. Perché a fronte di un prodotto di qualità, che cosa intendi tu? Qualità che resiste un po' di più, e non ti interessa se c'è gente sfruttata dietro, se i soldi servono per lo spaccio, per comprare la droga, per comprare le armi, per comprare donne che vengono usate per la prostituzione, per fare costrizione, eccetera, eccetera. Cioè quei soldi vengono utilizzati per finanziare attività illegali e quindi a fronte di un manico di non dover cedere una borsa, probabilmente, Daria, il problema non è se il prodotto contraffatto è migliore, ma è cominciare a scegliere dei brand che abbiano un'identità più forte e con cui tu puoi avere un rapporto più diretto. Per cui tu con 250 euro puoi comprare una borsa di Antonio De Patrizi, una borsa di Reb, una borsa di Vallée Vuu, qualche borsa di Habanero,
qualche borsa in saldo di Zanellato, puoi comprare delle borse di Campomaggi, magari trovarle in saldo, di Gabs. Mi scusassero tutti i brand che trovi nella mia collezione, insomma, di borse o comunque nella playlist delle recensioni di borse, che adesso insomma non posso ricordare tutto, però a primo acchito mi vengono in mente questo, ma ce n'è ad esempio Momi, Headmade che ho recensito, che sono sempre napoletani, oppure dei brand di Roma, o un brand ligure, cioè ad esempio Bivio Orbego, cioè di brand ce ne sono una marea, per cui probabilmente più che pensare se il pezzotto ha qualità o meno, comincio a pensare: io ho 250 euro, come posso spenderli e come posso incentivare l'acquisto di prodotti con cui, se ho un problema, torno la borsa indietro perché magari loro sono più disponibili. C'è stato un caso qualche giorno fa di una persona che mi ha scritto che ha avuto un problema con uno dei brand che ho recensito, e il brand gli ha detto: guarda, normalmente questo è un prodotto che viene venduto con queste caratteristiche, io ho visto che a te non ti piace, la borsa te la cambio. Quindi quando c'è più rapporto umano, non ci sono troppi intermediari, è molto più semplice anche avere questo livello di attenzione. Quindi spero, insomma, di aver risposto a vario titolo a tutta la domanda, insomma, e di poter incentivare anche ognuna di voi a chiedermi delle cose. Ovviamente magari in qualche video le raggruppo le domande, in qualcun altro cerco di rispondere se le domande sono più complesse, un pochino come questo. E se ti piace questa tipologia di video, ovviamente scrivimi qua sotto, dammi la tua opinione, oltre a iscriverti al canale, che quella è una cosa proprio basilare, e di comprare sempre borse originali. Prima di lasciarti voglio portarti però un ragionamento: bisogna rieducarsi, quindi un pochino come quando per tanti anni si è mangiato tanto. Io faccio sempre sta cosa perché è una cosa con cui combatto, quindi conosco benissimo, per cui bisogna capire che tutto quello che ci hanno detto fino ad oggi sulle produzioni, cioè ci hanno dato un'informazione unilaterale, e quindi è giusto che noi crediamo che esiste originale e pezzotto, quello bello, quello brutto, il made in Cina è cattivo, il made in Italia è sempre buono. Cioè c'è un miscuglio di luoghi comuni che ovviamente bisogna sfatare. Io ci sto provando ad approfondire in maniera verticale, però bisogna essere anche predisposti a mettere un po' in discussione il proprio modo di concepire gli acquisti, il proprio modo di concepire la pelletteria, di tutto quello che c'è dietro. Io esisto perché le borse non sono solo oggetti, ma sono oggetti che producono lavoro, benessere per tante persone. E se io posso continuare a fare azienda in Italia, nel mio territorio, e sognare che un giorno mia figlia possa fare questo, è perché dietro le borse c'è tanto lavoro. Quindi non minimizziamo, cerchiamo di approfondire, e ovviamente se hai degli spunti, delle cose, io aspetto le tue domande un po' qui, un po' dovunque, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.